un'edizione speciale Libro Verde della Solidarietà 2020 contiene il grande lavoro e la solidarietà alpina durante i mesi dell'emergenza sanitaria. Per commemorare i 100 anni di storia del proprio gruppo, gli alpini di Capriate Crespi hanno dato alla stampa L'Italia chiamò, un volume ricco di elementi inediti che svela i tratti meno conosciuti delle figure salienti del tempo, tra cui Daniele Crespi, primo presidente dell'ANA. È stata la Basilica di Superga ad accogliere al suo interno il ricordo della battaglia di Novopostojalovka. La sezione ANA di Torino ha voluto rendere onore così a tutti coloro che persero la vita nella campagna di Russia. La sezione ANA di Verona ha ricevuto dall'amministrazione comunale un contributo pari a 67.500 euro, una risposta concreta al grido di dolore espresso dalle penne nere in un periodo non certo facile. Contiene tutto ciò che i volontari alpini e i volontari delle unità di protezione civile e di sanità alpina hanno fatto sul territorio dal 1 febbraio al 30 settembre 2020, il Libro Verde della Solidarietà, un'edizione speciale per un anno che normale certo non è stato. Abbiamo fatto e pensato un'edizione straordinaria del Libro Verde alla fine della prima fase della pandemia, pensando che poi tutto si potesse sistemare. E purtroppo stiamo vedendo in questi giorni non è così, perché c'è stata e c'è in atto una seconda, se non addirittura una terza fase della pandemia, ma proprio per quella prima fase abbiamo voluto fare un libro verde speciale per ricordare l'impegno di tutta l'associazione per questa pandemia. Un impegno veramente forte, voluto dall'associazione, ma con la grandissima disponibilità dei nostri volontari, che voglio anche qui ancora una volta ringraziare. La pandemia ha richiesto a tutte le penne nere un grande impegno, ma ha fatto registrare anche grandi gesti di solidarietà da parte di aziende e privati cittadini che hanno fatto riferimento all'ANA per le proprie donazioni. Oltre 4 milioni e mezzo di somme raccolte, donateci, oltre che ovviamente dai nostri gruppi e dalle nostre sezioni, ma anche da imprenditori, ma anche da singoli cittadini che hanno voluto e hanno avuto fiducia, come sempre nell'associazione, hanno voluto dare a noi delle risorse per poter intervenire. E oltre 1.300.000 giornate e interventi di lavoro, credo tantissimi. In totale, ecco, valorizzato fa oltre 41 milioni di interventi. Tra numeri e cifre emerge il lavoro e l'umanità delle penne nere, costrette a rinunciare ai momenti di svago e di aggregazione caratteristiche del mondo alpino. La situazione è difficile per tutti e anche per noi, perché ci toglie quei momenti di incontro, quei momenti di condivisione che per noi sono fondamentali, perché sono la saldatura di un modo di essere e un modo di ricordare e un modo di fare veramente memoria che è fondamentale. Io spero che presto potremo veramente tornare a vederci, a essere insieme e a condividere. Nel dicembre del 1995 il villaggio operaio di Crespi d'Adda, posto nella frazione di Capriate San Gervasio nella Bergamasca, è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Un autentico modello di città ideale, un microcosmo autosufficiente dove la vita dei dipendenti insieme a quella delle loro famiglie e della comunità intera ruotava attorno alla fabbrica. Daniele Crespi, primo presidente dell'ANA, era figlio ultimogenito dell'industriale Cristoforo Benigno Crespi, a cui si deve la creazione del cotonificio. Fu lui, al ritorno dalla guerra, a fondare il locale Gruppo Alpini, oggi Capriate Crespi, che nonostante conti solo una settantina di soci, è riuscito a realizzare in occasione del centenario un volume ricco di approfondimenti e testimonianze storiche, dal titolo L'Italia chiamò. Abbiamo messo tantissimo impegno, per noi è stato veramente un lavoro per celebrare degnamente questo centenario e per noi fondamentale era lasciare una memoria per tutti quelli che verranno al ricordo di tutti gli alpini andati avanti, ma non solo, di tutti i caduti del nostro paese. Furono 600 i lavoratori che partirono da Crespi d'Adda per il fronte, 64 i caduti. Una domanda si sono fatti in molti: i signori padroni cosa fecero? Il cotonificio fu riconvertito per produrre tessuti per le divise dei soldati, teloni speciali per aerei da ricognizione e qualcuno, come Daniele, partì per il fronte.
Daniele Crespi era laureato in chimica ed era direttore della tintoria. Con lui tre nipoti, figli di Silvio Crespi, anche loro partiti volontari, al fronte, tutti e quattro al fronte, tutti e quattro decorati e Daniele anche ferito tre volte. Tuttavia il libro comprende anche le persone che non erano semplicemente lavoratori qui, ma risiedevano ad esempio a Capriate o San Gervasio. Nel libro altri aspetti inediti, come ad esempio la guerra vissuta dai bambini. La guerra è una faccenda da adulti, ma non di meno coinvolge anche i bambini. Abbiamo cercato di ragionare anche su questo fronte più, come dire, inedito. Nel 1923 gli studenti delle scuole elementari di Capriate raccolgono un piccolo tesoro, un tesoro bambino, circa 20 lire, e le consegnano al sindaco Menotti Morali perché venga piantumato un viale della rimembranza a Capriate, in cui ogni abete porti il nome di uno dei cittadini caduti durante il conflitto. Questa è la buona ragione per cui, ragionando su questi bimbi di un secolo fa, il gruppo Alpini ha deciso di partecipare a questo lavoro, a questa ricerca, anche alle scuole le attuali scuole elementari di Capriate, a cui verrà distribuita l'edizione. È stata la Basilica di Superga ad accogliere al suo interno il ricordo delle battaglie di Nikolajevka e Postolajovska. Un dovere, quello del ricordo più forte di qualsiasi altra cosa per la sezione Anna di Torino. L'abbiamo voluto, siamo riusciti. Non è stato facile dover rinunciare a tantissimi alpini, ma nel contempo sono stato felice perché non so quanti mesi erano che non vedevo 96 alpini tutti insieme. È stata una cerimonia, come avete potuto vedere, raccolta. Abbiamo voluto ricordare tutti i nostri alpini che sono andati avanti, amici. Nikolajevka, Postolajovska. Sono delle cerimonie che dovremmo avere, a dare più lustro. Purtroppo in questo momento non si può, non si è potuto. Io sto cercando in tutte le maniere di riunire un po' alla volta i nostri in sezione per fargli vedere qualcosa, però è dura. Nel gennaio del 43, durante la ritirata di Russia, furono migliaia gli alpini morti nella neve, dispersi o catturati. A loro è andato il ricordo e la preghiera. Quei luoghi calpestati dagli scarponi, dai piedi nudi dei nostri fratelli alpini, è veramente un luogo sacro. E anche nella scrittura troviamo che quando Dio chiama l'uomo ad avvicinarsi a lui, gli dice togliti i sandali perché questo è un luogo sacro. E quello è un luogo, come sappiamo, sacro. Anche la Russia poi adesso è stata consacrata da San Giovanni Paolo II come luogo sacro, è un luogo proprio intriso di sangue e quindi del desiderio di libertà che ci hanno trasmesso i nostri fratelli. La sezione Anna di Verona ha ricevuto dall'amministrazione comunale un contributo pari a 67.500 euro. L'assegno simbolico è stato consegnato in sala Arazzi personalmente dal sindaco al presidente dell'Anna Verona. Per Verona il 2020 è stato un anno molto complicato, molto difficile, sia per la pandemia ma anche per i tanti eventi atmosferici che ci hanno colpito. E gli alpini sono sempre stati in prima fila, sono sempre stati disponibili nei giorni scorsi, sono partiti per andare nel Bellunese a dare una mano per le grandi nevicate che ci sono state da quelle parti nei giorni scorsi. Insomma, gli alpini sono una parte fondamentale della nostra comunità, della nostra città, ed è per questo che abbiamo voluto contribuire con una somma importante perché i nostri alpini, gli alpini veronesi, possano continuare a svolgere quel lavoro incredibile e fondamentale che fanno per la nostra comunità. Una risposta concreta al grido di dolore espresso dalle penne nere in un periodo non certo facile che il presidente Bertagnoli ha ricevuto con grande commozione. Questo contributo straordinario, mai accaduto prima da parte del Comune di Verona,
che ha accolto il grido di dolore delle nostre baite, delle baite cittadine, e siamo praticamente fermi. Allora vorrei dire che questa qua è stato un riconoscimento da parte del Comune di Verona espressamente per i gruppi alpini che insistono nella nostra città del centro storico e i limiti della provincia di Verona. Sono 27, verranno distribuiti in base a, diciamo, alle spese che questi gruppi hanno nel pagamento degli affitti delle baite, delle spese che hanno avuto per continuare a pagare queste bollette, diciamo che fra di loro si differenziano, quindi ci sarà una distribuzione alquanto equa e riferita alle spese che ogni gruppo ha sostenuto. Un riconoscimento il cui valore va ben al di là dell'aspetto economico. È un doppio riconoscimento questo, lo interpreto così io, perché oltre a dare, diciamo, questo sostegno economico alle baite, vuole essere anche uno stimolo a non perderci, a non perdere la speranza, a cercare di stare uniti, pronti a ripartire, perché dobbiamo ripartire. Verrà il momento in cui dobbiamo essere pronti a ripartire, e questo riconoscimento vorrei dire che è veramente un grazie da parte del Comune anche per rimanere uniti e compatti, pronti alla ripartenza.